abbiamo percorso già oltre 3.500 km da Roma a Mosca in sella alla BMW F650 GS, quando è il momento di salutare la capitale sovietica, che ci ha ospitate per alcuni giorni. Ed eccoci arrivate al circuito, che dista un centinaio di chilometri da Mosca. Si tratta della prima gara di motociclismo mondiale in Russia e siamo curiose di vedere quale sarà la risposta da parte del pubblico di casa, che sicuramente non è abituato agli sport motoristici. Intanto ora la Russia può vantarsi di un nuovo circuito, costruito con i crismi europei e omologato per ospitare le gare iridate. Arriviamo il giovedì prima della gara e troviamo soltanto i bilici dei team e qualche hospitality. Ma è bellissimo ritrovare qui tutti i nostri amici, a partire dai colleghi Fabrizio Calia e Luigi Vignando, e poi Mauro Sanchini e Giuliano Rovelli, che si farà confidare in segreto l'età di mia mamma, per poi postarla subito su Twitter scatenando la curiosità del paddock. Immancabile una visita al box di Max Biaggi, che conosciamo fin dai suoi esordi sul tracciato di Vallelunga nella Sport Production. Ma adesso vogliamo sapere qualcosa di più di questa trasferta russa e per questo sentiamo gli addetti ai lavori. Benvenuti in Russia, siamo sulla pista di Moscow Raceway e questo è il box del team Yakinich, che non è solo un team ma è una società che ha organizzato questa gara, quindi il progetto nasce 4 anni fa, il mister Yakinich ha finanziato un team per far crescere il motociclismo in Russia ed è un progetto sul quale abbiamo lavorato come scuola federale Corsetti già da 5 anni appunto, e insieme abbiamo creato questo vivaio di piloti russi. Il migliore, cioè Vladimir Leonov, è stato scelto per far crescere ulteriormente il livello del motociclismo a livello professionistico, per presentarsi qui alla prima gara del Mondiale Superbike in Russia con un pilota nel Mondiale Supersport che fosse in grado di rappresentare il motociclismo russo. E oltretutto questo progetto è appoggiato anche dal governo russo, che appunto vede in questo team la chiave per sviluppare lo sport della motocicletta in questo paese. Io devo dire che siamo molto contenti, perché effettivamente eravamo un po' preoccupati da un punto di vista organizzativo, visto che siamo in una nazione che non ha alcuna esperienza per quanto riguarda i grandi eventi di motorsport. Invece abbiamo trovato una struttura valida dal punto di vista dell'autodromo e abbiamo trovato anche delle persone che si sono fatte guidare chiaramente da noi, ma alla fine ci hanno dato un risultato più che soddisfacente. Direi che è un primo passo, ma è un primo passo di successo. Incontriamo anche i media, televisione, giornalisti, fotografi della Russian Federation. Direi che per loro è una cosa nuova. Infatti abbiamo fatto la presentazione al Ritz-Carlton Hotel giovedì, sul tetto dell'albergo, dove abbiamo avuto una presenza abbastanza massiccia di media locali. Un evento sportivo di importanza mondiale, la prima volta in questo paese. Ancora un giro in pit lane e nel paddock per incontrare gli amici e poi si torna al lavoro con le interviste, a cominciare da Alessandro Matta, che organizza la logistica di tutte le trasferte del Mondiale Superbike. Se devo dire la verità, l'unico punto veramente dolente sono state le strade, o meno parte della strada, dal punto di frontiera fino al circuito, dove su 650 km abbiamo trovato un paio di tratti di strada per un totale più o meno di 350 km veramente difficili da fare. Qui la popolazione è ancora indietro anche nella conoscenza della lingua, per cui se ti fermi e chiedi aiuto a qualcuno, tolto il russo nessuno sa niente, l'inglese non esiste, quindi la scorta che può telefonare a un ACI del posto e mandarti un aiuto è basilare. Il medico era già venuto a Silverstone a farsi vedere da me, a vedere come funzionava la clinica in Inghilterra, gli è piaciuta moltissimo e mi ha detto: very close to medical center,
I don't have nothing. Ok, no. Infatti sono andato a vedere, porte chiuse, c'è scritto Resuscitation Room, chiusa, e poi c'è un'altra porta. Che, cioè, no, sì, insomma, non si pretende, l'impossibile. Forse c'hanno un ecografo, forse. E poi elicottero? Elicottero c'è, vuoto, deserto, dentro, nada de nada. Devo dire che abbiamo portato uno staff dall'Italia di 70 commissari circa, più il direttore di gara di Misano, che abbiamo selezionato insieme, e sinceramente fino a questo momento le cose stanno andando benissimo e c'è anche una bella collaborazione da parte del personale russo. La pista è abbastanza bella dal mio punto di vista, non è stretta perché ha le stesse dimensioni della pista di Misano, forse può sembrarlo perché è un po' più impegnativo. Lunedì mattina eravamo qui a lavorare in circuito, abbiamo avuto due giorni molto intensi, però siamo riusciti a portare a termine tutto il nostro lavoro. Riguarda l'aspetto, diciamo, organizzativo, devo dire che io mi aspettavo anche qualche difficoltà in più. In realtà poi siamo arrivati qua, abbiamo visto una struttura ben fatta, una pista abbastanza sicura, personale sicuramente va adeguatamente, diciamo così, informato, istruito, però comunque ci sono tutti i buoni presupposti per continuare questa esperienza, secondo me. Abbiamo dovuto perdere un sacco di tempo per quanto riguarda le dogane, le strade insomma non sono state quelle che erano, per cui i camion sono arrivati qui anche con qualche problema, probabilmente ci sarà anche il ritorno. Le strade, diciamo, sono come forse erano una volta, io non lo so perché non sono mai venuto, ma veramente messe molto molto male. Ci siamo messi in, come si chiamano, in un deposito con il treno, i macchinisti hanno chiuso e se ne sono andati. E noi abbiamo dovuto scavalcare 2 metri, abbiamo fatto 2 chilometri sui binari con tutte le valigie. Ma io ho sentito dire che ci sarà tanto pubblico perché hanno venduto un sacco di biglietti in prevendita, hanno fatto una bella campagna promozionale, anche a Mosca ho visto insomma tantissimi cartelloni, tantissime cose sulla Superbike, quindi l'hanno venduto bene come vedi. Per me è stata una cosa molto positiva e anche per te. Io ripeto, quello che hai fatto io sul moto già è straordinario, portarti, riuscire a portarti dietro tua madre, quell'età lì, fare questo viaggio qua è una cosa straordinaria, veramente meravigliosa, perché è un viaggio veramente impegnativo. Ma il record Caruzanchio l'ha fatto Fiammetta la Guidara, che è arrivata con un BMW GSF 650, ma dietro aveva la mamma Maria Grazia. Di 78 anni. Si è fatta da passeggero dall'Italia a qua, e lì giù il cappello. Giù il cappello. Comunque, veramente. Prima noi del via. Ripartiremo dopo gara 2. Per me, voto 10, è riuscita benissimo la manifestazione, sì, per essere la prima volta in assoluto con le moto in Russia. Presente che la Russia non è avvezza a spettacoli del genere, noi siamo il primo campionato del mondo motoristico su pista a venire in Russia e come tutti i pionieri abbiamo dovuto affrontare magari per primi certi problemi e risolverli, credo che siano stati risolti tutti brillantemente, grande soddisfazione e quindi noi saremo qua per altri 9 anni perché il contratto che abbiamo con il nostro partner russo è per 10 anni e quindi pensiamo di aver costruito qualcosa di importante per il futuro. Terminata gara 2 è il momento di rimettersi in marcia. Anche questa volta siamo scortate. Ogni 5 bilici è prevista una guardia armata della security fino alla frontiera. Le condizioni della strada ormai le conosciamo e non ci facciamo già più caso. Oltrepassata velocemente questa volta la frontiera russa, arriviamo in Lettonia. Ci sorprende un acquazzone e ci fermiamo a Daugavpils, nel primo albergo che troviamo.
lo stesso di Gigi Vignando e dei suoi amici. L'indomani mattina noi però prenderemo un'altra strada, quella dei mezzi di Infronte, che viaggeranno con il traghetto dalla Lituania fino a Kiel, al nord della Germania. La sera trascorre in un batter d'occhio, parlando naturalmente dell'avventura russa. Le strade pensavo di trovarle molto meglio. Le strade e la dogana. La dogana sono rimaste come 40 anni fa uguali. Quindi quanto tempo? Noi abbiamo impiegato le 10-12 ore, ma senza far niente, solo aspettare i documenti e basta. Dopo 18 ore di navigazione arriviamo a Kiel e qui, come possiamo vedere dalle tante moto che troviamo nella stiva del traghetto, le due ruote sono veramente apprezzate. Ancora 1800 km ci separano da Roma. In totale, quando saremo a casa, ne avremo percorsi 6700. E ormai siamo quasi alla fine del nostro viaggio. Come potete vedere, siamo nei pressi del Nürburgring, sede della prossima tappa del Mondiale Superbike. È qui che arriveranno fra poco i mezzi del Circus Iridato. Noi però, purtroppo, dobbiamo tornare a casa. Un saluto da Fiammetta la Guidara.